Salve ragazzi! In questo video parleremo del più importante personaggio della nostra letteratura, Dante Alighieri, e dell'opera che lo ha consegnato ad una fama che dura ancora oggi, la Divina Commedia. Poeta, letterato, politico, studioso di filosofia e teologia, Dante Alighieri rappresenta tutta la cultura che si forma tra la fine del 200 e il 300 in Italia. La sua attività artistica, grazie alla quale viene considerato il padre della lingua italiana, spazia dalla produzione poetica a quella filosofica, dal trattato politico a quello linguistico-letterario. Sia l'uomo Dante che la sua opera sono strettamente legati alle vicende della vita. L'incontro e la prematura morte di Beatrice, la sventura politica dell'esilio da Firenze, l'attesa di un rinnovamento politico e sociale rappresentano i nodi tematici senza i quali non è possibile comprendere la figura di questo autore. C'è di più. Se Dante può essere considerato un autore universale, è perché egli non ha parlato solo alla propria generazione, ma all'umanità intera, affinché essa, oggi come allora, possa intraprendere, proprio come ha fatto lui in prima persona, un percorso di redenzione. Ed è per questo motivo che la sua Commedia, tradotta in molte lingue straniere, resta uno dei testi poetico-letterari più letti, studiati e commentati al mondo. Iniziamo allora anche noi un viaggio alla scoperta di questo grande autore, rispondendo alla prima domanda: chi fu Dante Alighieri? Dante Alighieri nasce a Firenze nel 1265 in una famiglia della piccola nobiltà fiorentina che gode di un certo benessere economico. Secondo le abitudini dell'epoca, studia scienze, politica e retorica a Firenze e a Bologna, ma coltiva anche la passione della poesia ed entra in contatto con i più importanti autori del dolce stil novo. Durante gli anni della giovinezza si innamora di Beatrice, sulla cui effettiva identità in realtà esistono solo ipotesi. Questo avvenimento avrà un peso sul piano personale e letterario, e anche se in realtà Dante deve averla incontrata di persona ben poche volte, alla morte della donna nel 1290 cade in una profonda crisi interiore, da cui riemergerà soltanto quando comincerà a partecipare alla vita politica cittadina. Come molti altri comuni, anche Firenze in questi anni è lacerata dalle lotte tra le fazioni rivali e Dante si schiera con i Guelfi Bianchi, opponendosi in più occasioni ai disegni di Papa Bonifacio VIII, che cerca di sottomettere la città. Nel 1300 viene eletto priore, la carica più importante del comune fiorentino, ma la situazione politica si fa sempre più incandescente e quando l'anno dopo Dante si allontana da Firenze per recarsi dal Papa come ambasciatore, i Guelfi Neri prendono il potere e in sua assenza lo condannano a 2 anni di confino con la falsa accusa di essersi appropriato di denaro pubblico. Dante si rifiuta di tornare in città per discolparsi e per questa ragione viene condannato in contumacia, cioè in sua assenza, ad essere bruciato vivo. Da quel momento non può più mettere piede a Firenze se non vuole rischiare la vita. Cominciano gli anni dell'esilio, che lo costringono a peregrinare nelle corti dei più potenti signori del tempo in cerca di ospitalità. Inizia anche un periodo di intensissimo lavoro letterario e tra il 1304 e il 1313, pur continuando a spostarsi di corte in corte, Dante compone alcuni trattati e le prime 2 cantiche della Divina Commedia. Ma il desiderio di ritornare a Firenze non lo abbandona mai. Tra il 1313 e il 1318 Dante trascorre alcuni anni alla corte dei Della Scala di Verona, poi si trasferisce presso i Da Polenta di Ravenna, che lo inviano a Venezia come ambasciatore, ma sulla via del ritorno si ammala e muore nel settembre del 1321 a Ravenna, dove è tuttora sepolto.
Ma oltre alla Divina Commedia, cosa scrisse Dante Alighieri? Innanzitutto dobbiamo distinguere le opere scritte in volgare da quelle scritte in latino. Tra le prime ricordiamo le Rime, una raccolta di versi influenzati dal dolce stil novo, la Vita Nova, in cui il poeta racconta l'origine e lo sviluppo del suo amore per Beatrice, accostando testi in prosa e poesie, e il Convivio, un trattato di argomento scientifico-filosofico. In latino sono invece il De Vulgari Eloquentia, la lingua volgare, un trattato sull'origine e le regole del volgare italiano, e il De Monarchia, la monarchia, in cui Dante affronta il problema tra il potere dell'imperatore e quello del papa. Ma veniamo alla sua opera più importante e famosa, la Divina Commedia, e vediamone le caratteristiche principali. Innanzitutto, la Divina Commedia è un poema in versi composto da Dante negli anni dell'esilio fra il 1307 e il 1320 circa. Il poeta narra un suo immaginario viaggio attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso, effettuato durante la Settimana Santa del 1300. La scelta di questo periodo non è casuale. La Settimana Santa, in cui si celebrano la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, è per il cristiano il momento della riflessione, del pentimento e della purificazione spirituale. La Divina Commedia ha una struttura particolare. È un poema suddiviso in tre cantiche, cioè in tre parti che corrispondono alle tappe del viaggio di Dante, ciascuna delle quali è costituita da 33 canti, quindi in tutto i canti sono 99, più uno iniziale che serve ad introdurre l'opera, per un totale di 100 canti. Dante utilizza i versi endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in terzine, le famose terzine dantesche, e legati da rima incatenata secondo lo schema ABA, BCB, CDC, eccetera. Come si può notare, quindi, la struttura della Divina Commedia è costruita sulla ripetizione del numero 3 e dei suoi multipli. Infatti, nella cultura medievale, il 3 ha un valore sia magico, perché è simbolo della perfezione, che religioso, perché richiama il mistero della Santissima Trinità. Come anticipato, il poema parla del viaggio di Dante nei tre regni dell'aldilà, un viaggio che ha innanzitutto un profondo significato spirituale. Infatti, poiché Dante si è allontanato da Dio diventando un peccatore, deve compiere un lungo cammino di purificazione. Ma questo itinerario ha anche un significato allegorico, in quanto rappresenta lo sforzo che tutti gli uomini devono compiere per passare dal peccato alla salvezza dell'anima. Durante il suo viaggio, Dante non sarà mai da solo, ma verrà accompagnato da alcuni personaggi. Le guide più importanti, però, sono due. Nell'Inferno e nel Purgatorio, Dante è accompagnato dal poeta latino Virgilio, il quale è considerato un maestro di stile poetico e un simbolo della ragione umana. Inoltre Virgilio aveva profetizzato in una delle sue opere, l'Eneide, l'inizio di una nuova età dell'oro, immagine che è interpretata dai contemporanei di Dante come un'anticipazione della nascita di Cristo. In Paradiso, invece, Dante è guidato dall'amata Beatrice. Nella Divina Commedia, Dante usa il volgare fiorentino, cioè la lingua parlata ai suoi tempi a Firenze, trasformandolo in una lingua letteraria di altissimo livello, molto varia e ricca. Infatti, nel poema compaiono espressioni nobili e frasi popolari, termini religiosi e filosofici. Insomma, il poeta adatta il suo linguaggio ai diversi argomenti trattati e ai personaggi che incontra. Ed è proprio per l'utilizzo del volgare in un'opera di così grande importanza che Dante viene considerato il padre della lingua italiana.
Ma perché proprio Divina Commedia? Inizialmente Dante intitola la sua opera Commedia o Comedia, perché essa cominciava con argomenti drammatici, inferno, e si concludeva positivamente nel paradiso, come dalle regole del genere della commedia tramandate dalla tradizione. L'aggettivo divina viene aggiunto nel 1373 da Giovanni Boccaccio per esaltare l'eccezionalità del poema. Eccoci arrivati quasi alla fine di questa prima parte introduttiva della Divina Commedia, ma prima di iniziare a leggere l'opera dobbiamo capire la cosmologia dantesca, ovvero come Dante concepiva l'universo. Gli uomini del Medioevo, infatti, credevano che la Terra fosse il centro dell'universo e che fosse divisa in due emisferi: l'emisfero boreale, abitato dall'uomo, che andava dalle colonne d'Ercole, oggi chiamate Stretto di Gibilterra, che divide la Spagna dal Marocco, al fiume Gange in India, mentre l'emisfero australe, disabitato, era coperto dalle acque. Essi erano convinti, inoltre, che la città di Gerusalemme fosse il centro del mondo e che il cielo fosse costituito da cerchi concentrici. Per questo motivo, il viaggio di Dante comincia proprio dalla porta di Gerusalemme, al di sotto della quale si apre un'ampia voragine a forma di imbuto che arriva al centro della terra. È l'inferno, suddiviso in 9 cerchi sempre più stretti, dove i peccatori sono puniti per le loro colpe. Proprio all'opposto di Gerusalemme si trova il Purgatorio, che è una grande montagna che sorge su un'isola in mezzo al mare dell'emisfero australe, suddivisa in 7 cornici, in cui si trovano i peccatori che fanno penitenza. Sulla cima del Purgatorio si trova il Paradiso terrestre. Il Paradiso è costituito da 9 cieli, nei quali si trovano gli spiriti beati. I primi 7 hanno il nome dei corpi celesti più vicini alla Terra: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno. L'ottavo è il cielo delle stelle fisse, mentre il nono, chiamato Primo Mobile, fa muovere tutti i cieli sottostanti. All'esterno delle 9 sfere celesti si trova l'Empireo, un cielo eterno e infinito. Ed ora siamo finalmente pronti ad iniziare il nostro viaggio assieme a Dante attraverso la lettura di uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale.